Ho deciso di fare il sommelier per caso, perché quando ero in Inghilterra ho lavorato come cameriere, ma dato che ero francese, la gente pensava che conoscessi molte cose sul vino. Così mi hanno chiesto di venderlo e ho fatto del mio meglio. Non ne sapevo tanto, così ho iniziato a fare dei corsi, a imparare, e sono tornato in Francia per fare l'esame da sommelier perché volevo saperne di più. E ho pensato, cercherò di fare del mio meglio. Quando ho iniziato, sono diventato Master Sommelier, l'esame iniziale che si sostiene in Inghilterra. Ho vinto alcune gare in Inghilterra, Best Sommelier del Regno Unito, e quindi ho deciso di partecipare a gare internazionali. Ho preso parte alla competizione per il miglior sommelier internazionale per il vino francese, che ho vinto, così come il titolo di miglior sommelier d'Europa. In Inghilterra c'è anche un esame chiamato Master of Wine, diventato internazionale, che ho sostenuto. Il mio sogno era poi quello di diventare il miglior sommelier al mondo, e così è stato. Essere il miglior sommelier al mondo per me è stato qualcosa di unico e speciale. È come vincere la Coppa del Mondo. Uno dei premi di cui sono più orgoglioso, ovviamente in Inghilterra, è il Queen's Birthday Honours List. Ho ottenuto un OBE e sono diventato un ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Sono stato convocato al castello di Windsor, dove sono andato con la mia famiglia, e la principessa Anne, che era presente in quell'occasione, mi ha consegnato il premio. È stato davvero fantastico, ho dei ricordi stupendi. Non esiste un perfetto sommelier, perché ognuno di noi ha la sua personalità. Per me un sommelier deve essere accogliente, amichevole, deve mettere il cliente a suo agio. Quando gli ospiti escono dal ristorante e hanno trascorso una piacevole esperienza, vogliono ritornare. Non c'è un vino perfetto. C'è un vino che ti attrae, che ti trasmette emozioni. A volte addirittura, se il vino è troppo perfetto, non ti trasmette emozioni. Il vino è come un capolavoro, come una bella donna. Non è perfetto, ma è qualcosa di unico. L'Amarone è un vino forte, un vino con un fantastico aroma, potente, probabilmente meno fruttato di altri tipi di vino. All'olfatto il vino appare molto complesso, con un carattere leggermente tartufato, e fa percepire svariati aromi, e naturalmente al palato risulta potente, rotondo. Nonostante sia potente, non è aggressivo, ma ben strutturato, e a volte l'Amarone può essere fantastico, soprattutto d'inverno, in accompagnamento a stufati, a cibo ricco e forte, come ad esempio il cinghiale. Ma se vuoi gustarti un bicchiere di Amarone da solo, cosa te lo impedisce? Why not?